Non riesce a sbloccarsi in trasferta l'Amen Scuola Basket Arezzo, che mette in campo un'altra prestazione di alto livello senza riuscire però a trovare i due punti utili per la classifica. Contro la capolista Virtus Siena l'inizio degli Amaranto è molto intenso, la SBA riesce ad allungare 23-9 con i punti di Cutigni e Provenza, le due triple di Rodriguez. La reazione senese non si fa aspettare, la Virtus mette a referto 11 punti nei primi 2 minuti e mezzo del secondo quarto e rimette in equilibrio la gara 34-36 per l'Amen all'intervallo. Gli ultimi due parziali sono giocati punto a punto, Bianchi prova a firmare dal lungo senese nel finale del terzo quarto, ma un canestro di De Bartolo tiene Arezzo a contatto 56-53 al trentesimo. L'Amen è determinata in difesa, recupera palloni preziosi e mette la testa avanti con un contropiede finalizzato da Giommetti. L'inerzia sembra cambiare definitivamente su una tripla di Provenzal, ma l'Acea non molla, così Bartoletti ed Olleia impattano i canestri di Cutigni. Con un solo fallo referto negli ultimi 10 minuti, i padroni di casa mangiano secondi all'ultimo possesso aretino. Con solo 3 secondi sul cronometro è ancora Cutigni ad avere il tiro della vittoria, che però finisce sul ferro confermando il 67 pari del 40esimo. Nel supplementare Siena parte meglio con una tripla di Bartoletti e due piazzate di Indur, ma ancora Bartoletti dalla lunga distanza mette alle corde gli Amaranto. Dalla lunetta l'Amen SBA torna fino al meno 1, 79-78, ma Imbro, sempre dalla lunetta, non fallisce i tiri decisivi che fissano il punteggio sull'81-78 finale. Adesso non c'è tempo per rammaricarsi per questa occasione persa, che mercoledì si torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale proposto dal campionato. Alle 21 al Palasport Estra l'Amen di coach Milli ospiterà la Andy Asfalti Agliana, che cercherà la rivincita dopo la vittoria Amaranto, che ha qualificato la SBA alle finali di Coppa Toscana.